Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Podcast Lab. Oggi con noi abbiamo un ospite veramente importante, Alessandro Barbero, e atleta di BMX freestyle di carattere internazionale. Ciao Alessandro, come stai? Ciao Elio, grazie mille dell'invito. Mi fa molto piacere adesso riuscire a fare una bella chiacchierata con voi del BMX Race, giusto? La maggior parte sono tutti... Sì. Sì. Mi fa molto piacere del vostro invito e del vostro interesse, grazie. Come stai? Tutto bene? Quarantena, allora, grande. Hai ripreso un po' le tue attività? Sì, e vabbè, sono stati giorni che io ho occupato alla grande. Comunque sai, stare un po' a casa, per me che era difficile riuscirci a stare, è stato importante per tanti punti di vista. Un po' per ricaricare le batterie, un po' per rimettere a posto casa, ho cambiato completamente faccia, e un po' per rimettere... Io colleziono anche BMX, sono un collezionista di BMX d'epoca, tra l'altro, quindi ho scritto un articolo per un giornale, ho rimesso a posto i garage. Periodo produttivo. Periodo super produttivo, anche se, non tutte le disgrazie vengono per nuocere, poi a livello invece... gli eventi che abbiamo noi sono tutti un po' fermi, anche di competizioni, ecco, quella è l'unica pecca, diciamo. Sì, quello anche noi, si è fermata completamente la stagione, chissà adesso quando riprenderà. Senti, che dici di cominciare magari presentandoti per chi non ti dovesse conoscere, raccontando un attimo veramente chi sei, cosa fai, cosa ti occupi? Ok, allora io sono Alessandro Barbero, ho 37 anni già, sono un rider di BMX freestyle e sono riuscito a diventare pro, tra virgolette, già nel 2003, 2002-2003, pensa, e vabbè... Però appena nato io. Ecco, vedi? Comunque la cosa impressionante, un po' ho lavorato, ho fatto muratore, ho fatto un sacco di lavori... anche all'inizio erano un po' gli anni dove stavo uscendo un po', c'era un sacco di interesse riguardo un sacco di sponsor, c'erano parecchie gare in Italia e quindi ho avuto anche la fortuna di emergere in quell'epoca molto particolare, ecco. Ora continuo a spingere un pochettino ancora per un po', anche perché mi sento abbastanza bene e ho la fortuna di far parte della nazionale italiana di BMX Freestyle, rappresentare l'Italia alla Coppa del Mondo e oltre a un sacco di attività anche che ho collaterali come le attività di intrattenimento, cioè riusciamo a portare degli spettacoli viaggianti tra virgolette di BMX Freestyle, delle dimostrazioni in giro per le piazze italiane o per degli eventi più importanti. Ho un park, tra l'altro, che è situato a Priero in provincia di Cuneo. Che è quello che metti sempre nelle storie dove fai trick. Bravo, proprio lì. Dove anche ci siamo inventati un camp, un po' per riuscire a trovare sempre più ragazzine che hanno voglia e passione riguardo a fare BMX oppure comunque che vanno alla ricerca di imparare ad avere una guida sicura sulla bici, e noi penso che riusciamo a insegnarlo, voi lo sapete anche bene. E che ero informato per venire a quel camp anch'io anni e anni fa, perché ero veramente... Davvero? Sì, perché era il periodo in cui avevo cominciato ad approcciare anch'io un pochettino il freestyle, quindi avevo una voglia matta di imparare qualche trick. E quindi mi ero messo a cercare camp, cose, avevo trovato il tuo, però c'è la distanza, era un po' importante. Quindi però possiamo dirlo che sei il fan numero uno. Ero venuto a vederti nel 2013 a Villa Franca di Verona. Villa Franca, Madosca, quanto tempo. Che c'era di Monta, mi sembra, Fabio. Sì, Madosca, che bello. Conosci bene Simone? Simone? Gironi, mi sembra, di cognome. No. Ma lui di Verona fa BMX Street, mi sa un po'. Magari con Gironi, sì, no, mi sembra di Gironi. Simone? No.
Io ho conosciuto anche lui, sì sì. Beh, lì è stato divertente. Ma avevi firmato questo, volevo fartelo vedere che se arrivo. Wow! Quel poster lì, tra l'altro, io mi chiamo Barbero di cognome e abbiamo fatto lo shooting fotografico a Barbaresco, che è un vino piemontese, molto quotato, tra l'altro. E molto bello quel po' di Red Bull, sì sì sì, guarda che bello, che piacere che fa vederlo. Grazie. No, bello, mi ricordo, io veramente quel periodo lì ero veramente preso col freestyle, veramente. Poi vabbè, appunto, venivo da un'altra realtà, facevo fatica un pochettino, però vabbè, mi sono divertito. Ma sai, qualsiasi cosa alla fine riesci a sentire l'esigenza di esprimerti, ecco, tu riesci a farlo nel race, perché no? Poi chiaro, ogni tanto se ti piace andare con i pedali flat, girare, imparare a fare qualche trick, fa sempre bene, e un po' ti dà un po' di polivalenza, e allo stesso tempo, secondo me, ti fa uscire un po' dagli standard che hai sugli allenamenti, che hanno un certo criterio nel race, Sì. secondo me, e quindi ti apre un po' la mente, diventi anche molto più creativo. E a livello anche di entusiasmo ti aiuta, ecco. È vero. Anche infatti ci capitava molto spesso di andare a girare. Non so se è mai venuto allo Swamp Trails che c'è a San Madonna. Giovanni. Andavamo a girare anche lì con Fabio, il Vela, Sì, il che bello. Deschini. Ma sai che io ero stato lì nel 2006 addirittura. Madonna. Avevo appena cominciato BMX. La prima volta nella mia vita. E poi sono stato lì nel 2015. L'ultima volta, perché poi alla fine, dopo un po' l'hanno tolto, non so cosa sia successo. E peccato, perché quel posto lì era veramente bello, era uno dei pochi trail italiani. I ragazzi che si sono impegnati a farlo hanno occupato tantissimo tempo per riuscire a creare un posto che è unico, ecco, era unico, no? Sì, per tenere su comunque degli impianti del genere, cioè vuol dire che ogni giorno bisogna stare lì a tirare i salti, Sì, batterli, cioè quello non è c'è una molto cosa da lasciare fragile. un po' allo sbando. No, Rispetto a un park, tipo uno skate park, che non c'è certo, bisogno di. ma sai, c'è sempre il rovescio della medaglia. Un posto del genere, che comunque era un posto tra virgolette privato, ci girano relativamente meno persone e quindi viene utilizzato di meno e c'è un po' meno lavoro da fare, ecco. Però allo stesso tempo tutti vorrebbero un posto così pubblico che non sarebbe, secondo me, assolutamente possibile, no? Sì. È difficile, ma poi Esatto. sì, no, è un po' un problema. E secondo me, adesso che siamo entrati a parlare di strutture in generale o di facilities in Italia, sarà sempre più difficile riuscire a budget dipendente, anche togliendo anche proprio il fattore budget che ci può essere dietro, è proprio difficile riuscire a. Quando cerchi anche lì di fare contenti tutti, non puoi, perché ecco, la missione di far contenti tutti alla fine non serve niente a nessuno, sia a livello di struttura o di efficienza del posto. Se lo fai di terra, ma perché non lo fai così? Se lo fai di cemento, Ognuno però. E ha poi il ci suo. sono quella categoria di skateboarder che vogliono prendere in mano tutto, come sta capitando in Italia adesso, anche con questa cosa delle Olimpiadi. Degli sport, degli action sport che sono entrati nelle Olimpiadi estive, è quella, come tutte le cose, le Olimpiadi fanno venire la vista ai ciechi, un Vero. sacco di persone che da anni non si sentiva neanche più nominare, adesso sono diventati luminari dello sport, come dire. Questo diciamo che è stata la pecca di questa cosa e vabbè. Non entriamo troppo nei dettagli, Va bene. ma ti Senti, prometto. volevo cominciare chiedendoti appunto da dove è nata la tua passione per il BMX, come l'hai conosciuto, come sei venuto a conoscenza, qual è stata la tua prima bici, insomma un po' di Wow. aneddoti. Ma io beh, sono stato tra virgolette folgorato da. Adesso ricordarmi precisamente come ho scoperto il BMX, non lo ricordo. Però mio padre è sempre stato un motociclista di enduro, no?
Noi come, anche come sede, io abito a Ceva in provincia di Cuneo e il Motto Club Ceva, mio padre è stato presidente per parecchi anni tra l'altro, e a Ceva, provincia di Cuneo, è nato Alex Puzzar, non so se avete mai sentito, è stato 2 volte campione del mondo di motocross. Se andate a cercarlo sul web, pazzesco, ha vinto 2 mondiali nel 90 e nel 95. Quindi io mi sono trovato a vivere e a condividere questa esperienza di un mio compaesano che è arrivato ai vertici, cioè era il Valentino Rossi, prima di Valentino Rossi c'era Alex Puzzar, hai capito? E quindi sai, motocross era uno sport che è sempre stato, adesso ancora di più, ma prima in passato anche un po' costoso, e mio padre, anche pur avendo questa passione, a me non mi ha mai comprato una moto, non mi ha mai spinto a fare questa cosa, io ci ho patito anche tantissimo. Quindi ho cominciato, sempre influenzato anche dalla scena musicale, rap, metal, reggae, che stava comunque, si stava evolvendo, che veniva fuori dagli anni 80, sai, non c'era, parliamo di un'epoca che internet non esisteva, e si compravano le riviste quando si trovavano, si cercava di andare su MTV, ogni tanto facevano vedere dei programmi con degli sport, tra virgolette, americani, e si vedevano delle trasmissioni d'oltreoceano, che qua non se ne era una conoscenza. Quindi sai, un po' influenzato da skateboard, snowboard, ho praticato un po' tutto, però il BMX è stata la mia prima bici, perché essendo nato negli anni 80 c'era solo BMX. Era il boom proprio. Sì. Esatto. E BMX, come voi ben sapete, vuol dire bicycle motocross. A me piaceva fare motocross, quindi un po' cercavo di fare, ecco, questa cosa. E per assurdo ero proiettato sul race, ma non c'era niente. Poi venni a sapere che c'era una pista a Mondovì, che è vicino a casa mia. E ne hanno parlato, però io non mi ricordo, parlo che ero bambino, mio padre poi non mi, era impegnato col lavoro, impegnato con le gare, faceva il direttore di gara, poi... Ma mi ricordo, me l'avevi detto quando diciamo nella firma dell'autografo, mi ricordo che ti avevo detto che facevo BMX Race e mi avevi appunto raccontato che anche te avresti voluto provare BMX Race e poi hai optato per il freestyle. Ma io penso che adesso che apriamo questa parentesi, se avessi avuto la possibilità di fare un po' di race, sicuramente mi avrebbe aiutato in alcune lacune che ho ancora adesso, ed è assurdo, e purtroppo non ho avuto la possibilità, ed è stato un po' il mio mancamento anche a livello, io so fare dei trick pazzeschi, però non sapevo affrontare determinate strutture, un po' anche per paura di reazione di quando coppi un salto, alla fine sai, non sei mai. Adesso la guida è totalmente cambiata, le transizioni sono cambiate per noi, quindi sai, è tutto rivolto molto più al rischio una volta, per assurdo. Ma quindi anche tipo gli skate park, comunque gli impianti dove ti alleni o comunque si fanno le gare, da anni e anni fa ad adesso c'è stato uno sviluppo, come anche, per fare per esempio anche nel BMX race, sono cambiate. E no, chiaramente le transizioni sono cambiate, sono molto più complesse e anche l'altezza delle rampe di certe strutture è cambiata. E io ho avuto anche il piacere, la fortuna di qualificarmi ai Dew Tour, non so se vi ricordavate, negli Stati Uniti c'erano le gare. Certo. Sono riuscito a fare 2 finali lì con dei Mirra, gente pazzesca, cioè. Vogliamo anche delle domande proseguiamo. Infatti. E alla fine lì mi accorsi tantissimo della differenza che c'era e della velocità. È un po' come voi, no? Vai a girare, penso, a Verona, giri a una certa velocità, vai a girare a Vigevano, giri a una certa velocità, sì, giusto? Sì, chiaro. Cambia. È la stessa identica cosa per il nostro sport. Più giri veloce su strutture super complesse, più ti adatti e anche a livello psicologico sei molto più, come posso dirti, hai meno paura di affrontare certe cose perché sai la reazione che hanno, cioè quando tu le affronti sai che reazione possono avere.
cioè anche, vabbè, chiaramente dipendentemente dalla preparazione che hai, l'esperienza che hai, quella conta sempre. Quindi, beh, il passaggio, cioè dai U-Tour, no. Si è fermato i U-Tour, secondo me si è quasi raggiunto l'apice per certi versi, certe strutture. FIS, ottime strutture, super divertenti, anche a livello di costruzione, di materiali, ma potrebbero essere più complesse. Cioè, l'anno scorso in Cina, alla Coppa del Mondo, c'era un transfer che facevo, che andavo sul wall, che lo facevamo in 7-8, e quello è stato, diciamo, che divideva un po' il cioè chi sapeva girare e chi no. Questa è stata la cosa bella. Una velocità, io cioè, uscivo da un quarter bar transfer, facevo, e pedalavo al massimo. Cioè, una roba... E andavo contro un quarter, cioè, era un quarter e mi spostavo e andavo sul wall, ma sarà stato 6-7 metri, pazzesco. Cioè, e per dire, quella è stata una struttura in particolare che a me piaceva perché comunque faceva un po' di selezione. La selezione adesso è importante perché tutti quanti, bene o male, sanno fare qualche trick. E se comunque non c'è selezione a livello di struttura, diventa poi un po' noioso perché comincia a vedere, non so adesso nello race, ma vedi stessi stili. Noi, sai, come dicevo prima, eravamo molto, molto influenzati dalla musica. Ognuno di noi aveva uno stile diverso perché ascoltava musica diversa. Ha un'attitudine diversa, anche come ti vestivi, come quello era il bello, perché sapevi anche riconoscere uno stile da quello, ecco. Quindi diciamo che nulla. Ma... Potrebbero fare meglio, io non vedrò questo ampliamento. Io poi ho fatto anche delle gare di Red Bull, grosse, la Red Bull Chain Reaction, Skyline. Ecco, quella tipologia di strutture lì, ero impaurito, poi mi sono accorto che per me erano più facili, per assurdo, e c'è più selezione perché vai più veloce, l'approccio di percezione della velocità alle persone cambia e quello fa tutto qui. Ma appunto parlando di gare, comunque competizioni, cioè come viene strutturata una gara? Cioè inizia e finisce, chi vince, cioè vince in base a cosa? Cioè come vengono... Vabbè, c'è un punteggio, ci sono dei giudici, mi sembra che siano 5 giudici, e ti danno un punteggio, vabbè, le qualifiche sono 2 run da 60 secondi l'una e fanno cioè fai 16-17 trick in una run, la media, e contano tutte e due le run, non puoi fare errori. Faccio un esempio della Cina, ma non per parlare sempre, io sono caduto a metà run. Della seconda run sono scivolato e sono arrivato 25esimo, passano i primi 24, cioè 0.3, vuol dire che se io mi rialzavo, che l'ho fatto, ho fatto ancora un trick solo, ne facevo un altro per caso, passavo davanti a persone che hanno fatto due run perfette. Però su Instagram vedete i clip del ride, avevo girato veramente forte, e quella un po' non la pecca, perché io comunque vengo da una... Noi veniamo da un overall impression, no? Come si dice? Sai, non contava il secondo, contava un po' come giravi forte, portavi il trick nuovo. E non è che, bene o male, adesso invece conta se fai la quantità di trick. Cioè non... guardano cioè, la quantità anzi che la qualità. Signori, le qualifiche, se fai un tail whip in prima, passi, ma io se faccio un fast plane su un wall, vi chiedo, sai, col piede che ti appoggi sul muro, cioè, chi lo fa? Cash roll. Vabbè, il cash roll è un gran trick, ma chiaro che se hai le palle di fare un cash roll in qualifica non è neanche detto che vai in semifinale, eh? Non è per niente detto. Però un fast plane su wall, l'80% dei rider che conosco che sanno fare triplo tail whip non sanno farlo. Quindi qua si parla di trick. Io perché ho iniziato ad andare BMX? Perché c'erano quei trick belli, fighi lì. Cioè, fare un triplo tail whip non è divertente come fare un fast press on wall. Ma può essere anche a causa del... Cioè, quelli che, come dicevi, non sanno fare quel trick lì, o comunque non sanno fare determinati trick, ma ne sanno fare altri. Magari, appunto, il cambio, non so, dico io, generazionale. Cioè, magari quelli che hanno 18-19 anni adesso sono cresciuti vedendo altri trick, mentre te sei cresciuto vedendone altri. Quindi magari non è che... Non si mettono a provare a impararli, ecco, quindi ma questo è vero,
Questo è vero, però non bisogna in tutti gli sport mai dimenticarsi le radici e comunque, sai, bisogna ricordarsi che è un gioco il BMX, cioè non è uno sport, è un gioco mascherato da sport, ecco. Cioè, io non lo vedo, io vedo come uno stile di vita, per me il BMX freestyle. Perché... Cioè, è diverso da BMX race comunque. Sì. Cioè, è un po' più lifestyle il freestyle. A me dispiace, però quando comunque parlo con i ragazzi della nazionale che fanno dei paragoni, è completamente un altro sport. Cioè, primo, gli attacchi che avete ha cambiato completamente la guida, giusto? Gli attacchi... Sì. Vabbè, sì. Come si chiamano, scusa? Che non mi viene in mente. Clips. Gli sganci. Sì, gli sganci. Ecco, ha cambiato, secondo me, tutta la guida, cavolo, no? Perché comunque... Sì. Cioè, e quindi sono due sport simili, ma completamente diversi. E questa è la cosa assurda. Beh, comunque, ritornando al discorso, sai, è un po' come adesso i ragazzini magari non imparano più con i pedali flat, non lo so. Non lo so come... E imparano direttamente con quelli, cavolo, diventa poi una situazione, secondo me... In alcuni paesi si è perso un po'... sì, è vero. L'usanza di... Soprattutto negli Stati Uniti Io parlo delle radici, cioè, io ho avuto la fortuna di nascere in quell'epoca lì, sì. Però poi dopo mi sono documentato ancora di più di quello che facevano in quell'epoca lì, perché l'ho potuto fare con uno strumento, internet, che ci ha fatto diventare tutti super uomini e ha permesso anche di, tra virgolette, darci anche la possibilità di conoscere cose che prima non potevi conoscere, ecco. E quindi, non lo so, credo che non è che necessariamente tutti quanti devono fare dei trick che si facevano una volta, però, sai, un fastpress su Waller è attitudine. Cioè, se 10 persone fanno wall ride to barspin e una sola fa fastpress, è un esempio. Cazzo, io che sono giudice mi impressiona. Io. Però se vedo wall bar bar, triplo tailwhip, bar spin tailwhip. Cioè non lo so, è noioso. Sì. E infatti è diventato un po' tutto noioso. È brutto dirlo. Però è giusto anche essere onesti. Prima io... Vai. No, vai, finisci pure. Dopo volevo fare una riflessione anche su questo, infatti. No, anche io chiudevo. Io ho inventato anche un trick, magari qualcuno di voi lo sa, ma cavolo, quel trick lì me lo sono sudato e non credevo neanche che fosse possibile con il peso Italian della... Job. Bravo. Italian Job, è vero. Col peso... Siamo documentati, è vero. Grazie a quel trick. Però capisci che quando io ho cominciato a farlo, siamo arrivati lì e la gente fa, io voglio vedere quel trick. E se facevi world first, andavi a vincere la gara probabilmente, no? E quindi cosa succede? E tra l'altro ho vinto la gara davanti a dei mostri sacchi come Mad Dog, Brad Banana Sandwich. Ero lì, Madonna, grande! Ho messo a mostra. Cioè, apro parentesi, Mad Dog è uno dei rider più forti che io abbia mai visto. Era spettacolo. Aspetta. Poche cose, guarda. Chiudiamo qua, perché se no ci mettiamo a parlare anche di quello, ma mi piacerebbe un giorno. Invece... Ho vinto per errore, sai perché? Mi ricordo, per assurdo, ho fatto un 3-6 triplo tailwhip, che era assurdo, 10 anni fa, sono atterrato, non riuscivo più, a me piaceva il flow, volevo fare un wall transfer, no? Mi sono accorto che non avevo più velocità, mi sono spostato col corpo, ho frenato un po', ho fatto flare whip. Chi è che ha mai visto, ancora recentemente, un 3-6 triplo tailwhip atterrare un flare whip? Io non l'ho mai più visto. Però... nella mia testa era lì, ho detto, cosa faccio adesso? Non posso andare sul wall dritto, mi fermo. Il giudice vede un overall impression, ecco. E quello per quello ho vinto, cioè. Vabbè, comunque io mi preparavo, chiudiamo qua così poi la prossima domanda. Mi preparavo questo trick, perché sapevo che adesso è chiaro che l'Italian Job tanti lo fanno in finale e tanti in semifinale qualcuno lo fa, è un po' più rischioso. Però sono passati 10 anni, qualcuno se l'ha imparato, giustamente. Però, non so, fare, non lo so, 720 bar, tolto Logan Martin, è un trick che è molto rischioso. Cioè, una volta invece si provava 2-3 volte, ma era quello il bello, il pubblico. Cioè, tu immaginate di andarvi a sedere in un posto e vedere gente che non cade mai. Ma non cadere, cadere fa parte. Cioè, vedi, riesci a capire quanto è difficile questo sport e quanto, cioè, è anche un discorso
di carattere, cioè tu cadi però ti rialzi e devi rifarlo, cioè il pubblico si deve emozionare. Perché si deve emozionare? Perché vede te che sei venuto lì, che sei preso l'aereo, che sei andato dall'altra parte del mondo per poter fare quella roba lì che magari è 2 anni che la provi, ecco. Invece adesso diventa, arrivi a un punto che dici no, quella manovra lì è troppo rischiosa, poi vai a pensare quanti soldi hanno speso per portarmi qua, ci sono dei meccanismi, la retroguardia, ecco, che si sono innescati adesso, che non sono più quello che ero una volta. Una volta, oh, magari arrivavo ultimo e cioè io le ultime 2 anni di gara ho fatto 25esimo per errorini. Perché? Perché non andavo il massimo, cercavo di far contenti un po' tutti invece di far contento me. Ma per far contento me, magari su 4 gare mi facevo contento solo 2 o 1. Però ero super contento, perché dopo che riuscivo a fare quella gara lì come volevo io, probabilmente riuscivo a essere più costante, punto. Cambiamo argomento se volete. Ma allora vado io. Abbiamo avuto qui con noi anche passati episodi degli atleti poi di BMX Racing, che anche loro ci hanno detto che sostanzialmente poi l'America era sempre un po' l'obiettivo, anche perché è stata poi la patria del BMX praticamente, quindi il paradiso. È nato il tutto. E appunto tu sei stato anche uno dei pochi, io sinceramente ho sentito solo te di italiano di BMX freestyle, che si è riuscito ad affermare anche negli Stati Uniti, appunto, perché comunque anche lei ha avuto un'ottima carriera. Allora parto? Vai. Beh, io ricordo, guarda, mi sono pentito su di una cosa, che non ho avuto le palle per andarci prima. Allora, tutti in questo periodo stanno lamentando dell'euro, usciamo dall'euro. Ma signori, l'euro ha fatto sì di portarci tutti più o meno allo stesso livello e di, col il potere dell'euro, di riuscire ad andare negli Stati Uniti a spendere di meno. Ecco. Quindi io ringrazio l'euro per questa cosa. E quindi quando è arrivato l'euro è diventato più facile andare in America, molto più facile, ok? Mm-hmm. E quindi io ho cominciato ad andare, grazie, io ho avuto degli sponsor pazzeschi come Red Bull, Oakley, Fiat. Comunque i primi anni ho firmato per Oakley e Red Bull. E lì Giovanni Balestra, che saluto, di Oakley, il mio secondo papà, lo chiamo, mi portò negli Stati Uniti a Woodward West. Io andai a Woodward West in California per errore. Io ricordo che quando sono uscito dall'aeroporto non sapevo se andare a destra o a sinistra. Non avevo il GPS, avevo la cartina. E si parla di 2004. Questo è come ti fai le ossa, ok? Non esisteva WhatsApp, smartphone, non esisteva. E un po' per errore, perché, sai, sentivi parlare, ah sì, hanno aperto il nuovo Woodward West, un posto bellissimo. Sì, era figo, ma non ce l'ha nessuno. Era disperso nella entroterra californiana, ecco. Comunque partì e feci questa esperienza pazzesca, filmai anche per un video di Oakley, che si chiamava Open Your Eyes, bellissimo, se riuscite ad andare a vedervelo, una videopar carina. E vabbè, e lì imparai a fare il backflip in 2 ore, 1 ora. Cioè io mi sono fatto 12 ore d'aereo per fare il backflip in 1 ora sulla resina, il giorno dopo ho fatto nel duro, quindi era, diciamo, il mio destino era già un po' scritto da quel punto di vista. E da lì capii che andare negli Stati Uniti mi cambiava il modo di pensare, mi ha insegnato a confrontarmi con le persone, mi ha insegnato a parlare una lingua, mi ha insegnato a stare da solo e a sapere che comunque il supporto non c'era di nessuno, e la cosa più importante era imparare ad arrangiarsi, che secondo me l'arrangiarsi è la regola numero uno, e non la regola, è la qualità numero uno per un atleta, soprattutto nei nostri sport più poveri, ok? Andai a Woodward West, tornai nel 2005, completamente da solo, il viaggio, è stato anche un viaggio pesante, andai anche a Toronto alla Metro Jam, e da lì un po' in Pennsylvania però, mi spostai in Pennsylvania, nel Woodward originale, ok? Sì, da lì capii che dovevo girare lì, che dovevo muovermi lì. È stato molto difficile riuscire a convincere. Sono molto razzisti gli americani, purtroppo, e per avere confidenza con loro è stato veramente difficile. E chiaro che dopo un po' di anni che andavo 2 o 3 volte l'anno, sono riuscito a prendere confidenza ad avere la mia stanza Woodward, prenotata mia, con la roba lì lasciata, che è stato pazzesco. Solo Daniel Ders, Tim McCann e pochi altri hanno avuta, quindi si conta su una mano, ve lo dico, e quindi per me è stato un valore aggiunto
al di là di essere un atleta Red Bull era sponsor del campo. E poi trovai degli sponsor là, vabbè, Miracco, che adesso poi ne parliamo di Dave Mirra. Ah, okay. E poi passai a Hyper, Skullcandy America, che sono le cuffie, non so se vi ricordate. Sì, sì. E poi mi diedero il visto, quindi io ho avuto il visto per circa 3 anni. Ho avuto il visto, la mia macchina, ho venduto la mia macchina 1 anno fa, giusto. Tra l'altro la mia seconda macchina l'ho distrutta. Gli Stati Uniti è stato tutto. Cioè, senza andare... È un po' come dire, vuoi fare football americano, vivi in Italia, figlioni miei. Non puoi andare in NFL. C'è ancora persone che mi dicono, qua abbiamo la nostra realtà. Ma certo che c'è. Non potrà mai... Cioè, non scoprirai mai qual è la vera essenza dello sport. E chi non va, perché non vuole confrontarsi, oppure... Non lo so, ecco quello che io penso, che non è facile vivere con loro, stare là, devi stare là con loro, pensare come loro, sai, ci sono un sacco di cose, diciamo, abbastanza complesso, ecco, poi assicurazioni, conti in banca, cioè devi, cioè ci vuole un setup e degli strumenti per poter andare avanti, che ho avuto la fortuna di avere anche grazie ai miei sponsor e alla mia abilità di trovarmi degli sponsor che credevano nei miei progetti e si fidavano di me, appunto. Certo. Tu comunque adesso hai citato tantissimo Dave Mirra, quindi posso solo presupporre che sei abbastanza un suo fan, nel senso che sei... Beh, Dave Mirra comunque... Dave Mirra... Scusami. Vai. Penso che comunque rimanga una delle leggende, nel senso che Dave Mirra ha fatto la storia anche lui, cioè... Sì, beh, tantissima gente ha fatto la storia di questo sport. Lui, nell'epoca che sono cresciuto io, per me ha avuto un impatto molto speciale, ecco, e un impatto grandissimo nella mia carriera. E poi la cosa che non ci credo ancora adesso, che sembra un'illusione, un sogno, una cosa, che ho fatto parte del suo team e mi ha voluto proprio anche lui. Cioè, quello lo sapevo. Quello è stato pazzesco, correre per Miracco per circa 3 anni, una cosa pazzesca. Ma quando eri là? Correvi là? O sì, no, beh, io anche in Europa, no, io stavo qua, là, su giù, ah, cioè, okay. Io ero nel suo team, punto. Cioè, non è che... Okay. Però un team pazzesco con dei rider, Mike Laird, il suo amico che è anche nei videogame, nel Miera Pro, c'era Mike Spinner che poi mi aiutò a entrare in Hyperbike, girai per Hyper per 2 anni in America, sempre con un contratto americano. E poi che altro? Vabbè, Andy Backward, Kai Baldock, Ryan Gettler, c'è un sacco. Il team era più forte. Team nomi importanti, sì. Ma quando tu comunque, ma quando tu vai in giro e vai a fare comunque le gare, ad esempio, sì. per noi è, andiamo in giro e rappresentiamo l'Italia perché ci dobbiamo mettere la bandiera o comunque ci dobbiamo mettere la canotta. Tu in quel momento lì rappresenti l'Italia, ma rappresenti l'Italia che come team, oppure tu rappresenti Alessandro Barbero Italia? Ma tu parli recentemente? Cioè... Sì, recentemente, nel senso comunque adesso... Ma no, io rappresento sempre me, però sì. Quei colori sì. Della nazione di cui sono nato, cioè, basta, appunto. Non, vabbè, è stato bello per me portare la maglia azzurra per la prima volta, anche perché era una cosa che mi sarebbe sempre piaciuto... Che si trasformasse questo sport in uno sport un po' più, non lo so, professionalizzato, ecco. È un po' quello che magari, ecco, sono un po' a metà io, sì? Un po' a metà, ma proprio per una questione di, secondo me, è un po' come quello che sta succedendo nel governo adesso, no? Sì. Chi ci governa non ha mai lavorato. Penso che avete capito da soli, quindi... Sì. Chi gestisce certe cose non va in bici e non è colpa di nessuno. E se ti dicono cosa devi fare chi non ci va o chi non ha mai provato e ti impongono tante volte la loro volontà e stanno facendo un danno, creano un clima di tensione e lì dopo come si fa a andare in giro? Già abbiamo strumenti in meno che gli altri. Sì. Meno supporti meno che gli altri, non vogliamo andare di qua, non c'è il budget di andare di là, però poi qualcosa bisogna, cioè, portarla a casa, secondo me, dopo un po' di anni, no? Sì.
Ma questo penso che sia un problema di un po' di tutti, penso. Esatto. Ma non, cioè, io sto solo analizzando, cioè, non ho puntato il dito su nessuno e non mi lamento, anzi, io sono sempre grato per qualsiasi... sono grato a chiunque creda, e anche se non ci crede, comunque che abbia la possibilità di darmi una mano a fare quello che mi piace. E è chiaro che ci sono sempre dei compromessi. Sì. Parliamo di andare in questo periodo olimpico che stiamo vivendo adesso, comunque, anche se siamo fermi, ha dato la possibilità a un sacco di rider di serie B e di serie C, ok, di poter viaggiare comunque a rappresentare l'Italia. Sì. Che prima, ve lo dico io, era impossibile. Cioè, la cosa che c'era bella prima è: sei di livello, sei sponsorizzato, ti do supporto e vai avanti. Adesso è chi c'è, giustamente chi lo merita lo portiamo a farsi un'esperienza, e poi lì ci sarà prima o poi una selezione che dice: c'è chi si impegna di più, che ci si allena di più, c'è chi ci investe di più, e magari è la famiglia che dà un supporto. Io non ce l'ho avuta, mio papà è un muratore, mia mamma è una lavanderia. Ho dovuto, normale. Volevo chiederti io una cosa adesso, volevo parlare dell'anno scorso. L'anno scorso è stato il primo anno con cui vi siete mossi come nazionale, giusto? 2018. Ah, 2018, ok. Sì. Che era nata la nazionale di BMX Freestyle proprio perché... C'era Francesco. Esatto, proprio perché c'era il discorso Olimpiadi, giusto? Sì. In Italia. Sì. Volevo sapere, è stato l'anno scorso che avevate fatto le tappe fra Cina, Giappone, Francia? Ma è due anni che le facciamo. Ah, ok, perché infatti cercavo sul sito UCI i dati, i risultati, quando mettevo 2018 mi dava una classifica, 2019 mi dava una stessa classifica, infatti non capivo. Ma volevo sapere com'era stata questa esperienza per te, appunto, di viaggiare con la nazionale, con la maglietta azzurra, di muoverti, cioè quello che... Penso io che è successo anche col BMX Race, l'aspetto olimpico ha dato uno slancio allo sport, perché fino a prima era visto come: ah, sei quello che va sulle biciclettine, mi veniva detto questo, ah, dopo vederlo in TV, carattere insomma olimpico, sì, prende molta più notorietà, quindi volevo sapere te come hai vissuto queste trasferte, la questione olimpica. Ma sai, andare in piedi anche nel bene e nel male è un sogno comunque, perché sarebbe stupido dirti no, guarda, non è per tutti comunque, perché anche di anche... più, quindi io spero che faccia del bene a questo sport, punto, ecco, glielo auguro, è l'unica cosa che posso dire. E comunque il mio obiettivo era provare ad andare a Tokyo. Tra l'altro sono qualificata al test event, che sono 24 rider nel mondo. Mi sembra che sono ancora 23esimo o 24esimo del ranking. Comunque, sai, ci sono dei nomi pazzeschi. Io sono abbastanza contento. Il primo è Logan Martin. Può essere? Primo Logan Martin? No, primo credo che sia Rim Nakamura. No. L'anno scorso forse era Logan Martin. Può sì, possibile. O Brandon Lupus anche, non lo so. Sai, anche questa cosa qua che... fai C1, prendi punti, in costante cambiamento, e quindi diventa anche, sai, non hai tanto controllo su quella roba lì. Chiaramente deve andare bene in Coppa del Mondo o in Campionato del Mondo, quello cambia tutte le carte in regola e che altro. No, io, vabbè, la mia prima esperienza tra l'altro è stata a Hiroshima e beh, c'era Francesco e beh, Francesco... Io mi sono trovato veramente bene con Francesco. Sai, quando comunque è una persona che ti sa ascoltare, è una persona... Diciamo che Francesco Gargaglia, per chi non ha capito magari... Sì, Francesco Gargaglia, esatto. Anche Francesco magari. Che vabbè, lui, io non ho mai sentito pressioni quando ero con Francesco, per nessun motivo, anzi. Poi, già con la nazionale, a mani basse, ci prendono cura di noi al 100%, nel mangiare, nei viaggi, negli hotel, nel vitto alloggio, cioè, io mi sono trovato bene, assolutamente sì, come fai, hai un supporto incredibile che prima sai hai prima sentito non c'era.
un'area di cambiamento, cioè rispetto a prima ti muovevi da solo, qua ti muovi in team con una serie di preparatori, di meccanici, non so, ecco, prima magari ci arrivi anche prima, però non so, vivere un aspetto da nazionale magari è diverso. Io sono abbastanza un lupo solitario, quello è un problema, però alla fine il discorso di lavoro di gruppo, se c'è, è una cosa importante. In uno sport individuale tante volte non riesce a esserci. Io pensavo che nel mio caso, nella mia esperienza ventennale qua, cioè praticamente ventennale di competizioni in giro per il mondo, magari qualche giovane riuscisse a vedermi un po' come una persona da prendere come esempio. E in Italia è sempre difficile perché comunque sai, l'Italia è un paese di... gli italiani hanno questo orgoglio personale, sai, non... È il classico, volte... sì, l'italiano. Ecco. Quindi sai, io tante volte sono stato in grado di poter dare una mano quando vedevo che la situazione magari la stavo... Non lo so, non sono riuscito a gestirla bene e Francesco è sempre stato anche ai tempi il primo a dirmi no, se puoi aiutare i ragazzi aiutali. Però sai, una figura importante secondo me in una squadra è determinante. Perché... una persona che sa in qualsiasi situazione, anche a solo a livello di conoscenze che ha all'interno, perché comunque ce le ha, perché ha avuto delle esperienze prima, non è che certo. Ce l'ho perché è importante, secondo me, averla, ecco, è quello che penso io, ma ripeto, tante teste, tante idee, io sono un artista, mi reputo un artista più che un atleta, perché per tanti motivi, però se perdi il lato creativo e artistico in questo sport qui, muore, perché se noi vogliamo vedere come Tania Cagnotto, massimo rispetto, come atleta, io non vorrei essere Tania Cagnotto, ma la rispetto, non vorrei essere a Pellegrini, però vorrei essere Kobe Bryant, vorrei essere, che cavolo ne so, cioè, non lo so, l'attitudine, vabbè, siamo tutti, sono sport che io non riesco, sai, il nuoto ad esempio è uno sport che hai due muri e tutta la vita fai così, cioè a mani basse, allenamenti pazzeschi, però è una cosa che io non mi vedo, è bello, cioè non lo so, non mi fa sentire vivo, piuttosto che è bello finché vinci e poi infatti vedi che sono tutti fuori di testa a livello stress, sì. Fisico, mentale, no, giusto? Sì. Quindi anche è anche brutto dire vado a una gara e sono gli attacchi di panico, giusto? Sì, sì, cioè, quando smetti di divertirti vuol dire che cioè, non... Se io vado a una gara e attacchi di panico, dico ragazzi, io me ne vado a casa quando non ce l'ho più. Chiaro che sono cose da risolvere e ci sono degli strumenti per risolvere, degli aiuti. Però alla fine io andavo alle gare perché mi divertivo. Cioè tutto quello che era intorno mi piaceva. La festa, la musica, stare con i miei amici, parlare... avere le esperienze, confrontarsi, non lo so, tutto quello che c'era intorno, andare anche a fare un po' il turista, vedere, scoprire dei posti che magari non potevo andare a visitare perché non avrei avuto possibilità economica. Sì, mi sì, ci ha portato lì la mia passione, due ruote, gente si limita a chiamare semplicemente bicicletta, una cosa che usiamo, per me è stata la cosa che mi ha salvato la vita, tra virgolette, ecco. Quindi, però lo sport poi è tutto bello, non voglio parlare mai di nessuno. No, chiaro, sono dimensioni diverse, ovviamente. Sono dimensioni... No, esatto. Semplicemente dimensioni diverse, sì, sì. Però, magari adesso questo aspetto più street, un po' più... che hanno quella scusa che hanno messo il surf, il BMX freestyle, lo skateboard. Secondo me... proprio quella fascia, quella categoria lì di sport comincerà magari ad essere vista, a essere considerata un po' di più magari, perché da quel punto di vista lì è ancora difficile per molti accettare, cioè era nato per esempio qui a Nuova Verona una petizione per fare uno skatepark, i quali hanno ricevuto cioè, una fatica immensa per farlo, robe sì. Che sembrava di chiedere chissà che, quindi magari dopo l'aspetto olimpico acquisteranno più potere, diciamo, più notorietà. Ma guarda, non lo so, perché da quello che sembra adesso, sembra di no. Però le Olimpiadi devono uscire fuori. Ci sono un sacco di brand che sono troppo core, ti capite?
Penso che questa cosa qua la capite. Core vuol dire che sponsorizzare una persona che non esce più la sera, che non la vede andare via con due fighe sotto il braccio. Ecco, io ho cominciato a fare questo sport perché vedevo, cioè per me i miei idoli era gente portare due fighe a casa e il giorno dopo veniva la gara e vinceva, ecco. Quelli erano i miei idoli. Dennis Rodman, tipo. Bravo, quelli che lo sanno. E Dennis Rodman è stato numero uno. E anche Rodman di quegli anni comunque, sì. Era proprio gli anni che erano così. I miei anni. Io ero un ragazzino, però adesso, sai, perché non esce, tolto l'ultimo giorno, ma non è che bisogna uscire la sera prima e ubriacarsi, no, ma ci mancherebbe questo messaggio, mai. Però una via di mezzo c'è sempre, giusto? Sì. Anche perché toglie, non lo so, secondo me, e lo dice la medicina dello sport, come si dice, degli psicologi sportivi, dicono questo, che stare da soli non aiuta, soprattutto in quelle circostanze lì, ecco. E quindi sapere che stai con delle persone che hai meno piacere a stare, perché non è scritto che io devo andare d'accordo con tutto il mondo. Certo, ma poi appunto sta la personalità, se uno ha più interesse, cioè se uno magari ha bisogno di scaricare la tensione in diversi modi, c'è chi invece preferisce restare concentrato, cioè ognuno poi penso sia alla sua personalità, quindi... No, bravo, no, beh, anche quello, ma io sono, cioè, ma scherzi, mi alleno e rispetto, ma scherzi, no, adesso devi, anche perché io poi ho un'età diversa, il mio risparmio energetico è diverso da un ragazzo giovane, quindi io curo le cose in modo diverso, però siamo sempre lì, ecco. Diciamo che l'Olimpiade a livello di portare a casa, secondo me, mi sentite ancora, ok? Sì, sì. Di portare a casa... Aspetta un secondo, ok, la batteria quasi scarica, ragazzi, tra l'altro. Ah. E di aspetta che l'attacco, solo che devo... Ok, resta in piedi. No, dicevo, non so fino a che punto può aiutare a livello di interesse, a livello di sport marketing, ecco. Pur tolto quegli otto che ci vanno, noi ci vanno in otto persone. C'è uno sport che lo fanno otto persone, porca miseria, e dispiace, perché secondo me potevano farle molto di più, cioè, ecco, è una mia opinione, punto, non è necessario che tutti, io parlo sempre per il bene dello sport, poi è giusto che ci siano 500 idee, però c'è gente che l'ha fatto per 20 anni, e se in 20 anni comunque... puoi annusare un po' la direzione che secondo me deve prendere, no? Credi. Sicuramente il cambiamento che vivono le discipline degli sport cosiddetti estremi è molto più grande di quello che magari può vivere un altro sport quando è inserito alle Olimpiadi, perché appunto l'idea per cui sono nati gli sport estremi è appunto non entrare nella categorizzazione quella dello sport proprio inquadrato, ma era proprio la libertà assoluta. Il surf, la natura, skateboard, gli spazi pubblici. Quindi è il cambiamento che vive uno sport come il tuo, come il nostro, è anche molto più importante da quel punto di vista lì. Sì. Beh, per esempio, parlando di surf, tu sei sicuro che quel giorno ci sono le onde? Non lo sa nessuno. Ah, certo. E tanto che a Tokyo fanno l'arena artificiale, se non sbaglio. Ma tutta altra cosa. Che quelli Kelly Slater, che hanno fatto la piscina con l'onda artificiale. Sì, è un'altra dimensione completamente dello sport che ha i suoi pro e i suoi contro, ovviamente. Se tu vai da chi va a Maverick sulle big wave, su onde di 20 metri, sì, lui dice che è un'altra cosa. Si dice, è come se uno, non lo so, chi è il capo dei capi del BMX race a livello di gap grossi, ma se c'è uno che fa i gap che da 15 metri in sequenza e dice no, devi saltare da 5, però forse ci girano abbastanza le scatole, perché dice allora cosa male da fare a fare 20 metri, a parte che un concetto un po' diverso, big waves è un concetto un po' diverso, però sai, c'è gente che dice come mi alleno, allora mi faccio una piscina artificiale, però esatto, è triste. Sì, è ripeto, io ho una visione un po' diversa, ma non lo so, anche per un telespettatore il surf lo vede come il mare, gli squali, che cacchio ne so, no, giusto.
quando pensi al serve, sì. No? Il cambiamento sarà interessante vedere che futuro avranno anche queste discipline olimpiadi. Vabbè, super curioso sono, ma ci mancherebbe. Oh, anzi, aspetta, potrebbe anche creare, scusami Federico, un'opportunità. Questa cosa magari per uno come me crea un'opportunità anche di lavoro, magari vado ad allenare la Corea, la Cina. Vabbè, certo, questo punto di vista sì. Cioè, sì, sì, assolutamente. Scusami Federico. No, ero stavo scherzando. No, per chiudere un po' il cerchio di tutto questo, come hai anche detto prima, che rispetto a tempo fa, adesso l'hai detto anche tu personalmente, si cerca sempre di stare magari, di evitare un trick, per esempio, troppo rischioso. Comunque anche fuori dal trick, dare un messaggio a quelli che ci ascoltano, magari ci sono dei bambini, o comunque anch'io personalmente, da quel che dici, magari prendo ispirazione, comunque, un messaggio da spingere, ecco, da marchiare un attimo una mentalità. Per avvicinare. Esatto. Cioè, di non togliere, ma magari di rischiare di qualcosa che ti può portare a qualcosa di più di quello che pensavi, magari. Ma certo. Ma guarda, io penso che io la vivevo un po' così. Per me era quasi come una ninfa vitale andare in BMX, ma lo è ancora. Cioè, io ho proprio bisogno di andarci, ecco, per stare bene, per sentirmi, quando faccio anche altri tipi di attività mi sento anche bene, non è che necessariamente deve essere quello, no? Però sai, siamo persone abituate a fare cose abbastanza creative, magari BMX è un po' meno creativo, ma secondo me lo è creativo, perché ognuno ha la sua guida, ognuno può interpretare il tracciato esatto come vuole, quindi per me, sai, io andavo a dormire, guardavo video e andavo a dormire, pensavo, oh, domani voglio provare questo o quest'altro, mi alzavo al mattino, la prima cosa che facevo, cercavo di star bene, di fare, e se hai comunque quelle sensazioni lì, vuol dire che sicuramente quella lì è la strada già giusta, e sapere di, fare delle esperienze in giro per comunque riuscire a aprirti anche nuovi orizzonti, cercare di aprire un attimo anche la mente, vedere cosa c'è dalle altre parti, che secondo me può aiutarti. E in più, se hai la possibilità di trasferirti per un certo periodo da qualche parte, a mani basse fatelo subito, perché poi alla fine, dopo, le cose arrivano, perché il lavoro in un modo o nell'altro e gli sforzi vengono ripagati, tra virgolette, con cosa? Con risultati, con la fiducia che ti dà, in questo caso voi avete dei coach e destra e sinistra, e la direzione è quella, secondo me. E magari, non essere troppo ossessionati neanche, perché è una cosa che magari in breve tempo può bruciarvi e farvi perdere un po' quello che è l'entusiasmo, che è una caratteristica, cioè, importante, che senza entusiasmo si fa da nessuna parte. Secondo me, mi sento di dire questo anche col senno di poi, in uno sport come il vostro. Non sei legato tanto anche all'arte, tanti di noi siamo artigiani, a me piace l'arte, per esempio. Quindi, sai, io cerco di, per esempio, in questa quarantena ho riscoperto tante cose super creative che ho fatto e mi stanno aiutando adesso a girare di nuovo, no? Per assurdo. Strano. Sì, c'è un po' quello. Sì. Ecco, però quello c'è in qualsiasi cosa. Non lo so. Oggi sono andato in bici elettrica. Chi se lo immagina? Ho fatto dei giri, cioè, mi sono divertito come un pazzo. Ecco, per assurdo. Quindi non... Dai. E dipende... È una cosa che ti senti dentro. E se te la senti, devi fare, non dico di tutto, ma quasi, perché di tutto poi diventa un'ossessione. Ecco, a me tante volte è diventata quasi un'ossessione e mi ha bruciato un po'. Allora da lì ho cercato di stare un po' alla larga e poi mi sono riavvicinato, come tutte le cose. Sì, sta cacciando un po'. Sì, però poi avete un'età diversa, cioè non so bene,
cioè avete anche un'età completamente diversa in un'epoca diversa, che sai. E, però io mi sono sempre allenato, cioè io mi sono sempre allenato, cioè al di là che ero un po' un punk, diciamo tra virgolette, nel senso non è che rinunciavo a uscire o fare, ma però quando sapevo che avevo delle lacune in qualcosa cercavo di recuperarne, perché sapevo che potevo trarne un beneficio e un vantaggio dopo, senza dire però se lo facevo, sai, in Italia si tende a dire ma anch'io se ero sponsorato Red Bull ero forte ma anch'io se andavo in America diventavo forte, ma io ne ho visti migliaia venire in America Woodward, miliardi di persone, cioè non è solo quello, anche perché sennò diventerebbero erano tutti forti, ci sarebbero tutti Ronaldo. Esatto. Giusto? Bene, con questo messaggio direi di chiudere. Molto, possiamo chiudere, ma ringraziandoti tanto, brutta, però veramente super. Ma è stato bello, cioè finalmente, cioè sentire un po' di BMX freestyle, a parlarne con qualcuno di veramente così esperto e comunque diciamo rappresentativo del BMX freestyle in Italia, mi ha fatto veramente piacere, credo. Grazie Federico che mi hai contattato, che poi vabbè io sembrava che non volessi dare importanza a questa cosa, ma per niente, anzi. Il problema è che ero incastrato, sai, con queste immaginiamo subito che gioco a fare un po' di cose simili così. Tanto ieri sera ho avuto una diretta abbastanza grande che facciamo con un vediamo che sei su operativo con le live su Instagram. CP Gang. Siamo partiti con come si chiama? Una tecnologia che si chiama OBS. Sì. Ci ho provato anch'io a usarlo. Quindi. È una roba molto impegnativa. Beh, io non c'entro niente, ma ho visto il lavoro che hanno svolto i ragazzi di Venice Freestyle Lab e l'impegno che ci hanno messo, pazzesco. Poi loro gli piace come gestisco la cosa e come imposto il mio format, tra virgolette, e a me va bene. Per ora, per il tempo che ho da occupare, va benissimo. Anzi, secondo me è una cosa, impara l'arte e mettila da parte, è una cosa nuova che senza questa esperienza non avrei neanche potuto imparare. Quindi sai, la prendo come un periodo dove ho imparato a fare qualcosa che magari mi può servire, chi lo sa. Sì, sicuramente. Giusto? Assolutamente. Sì, bene, grazie mille. Grazie. Bocca al lupo anche. Quando la pubblicate me lo dite che io poi la faccio sui miei canali, certo. Va bene? Top. Perfetto. Yes. Io vi ringrazio di cuore, siete stati veramente disponibili e grazie. Grazie a te. Grazie a te.